Amici di AttiSport24, benvenuti ad una nuova puntata di 50 sfumature di sport. Abbiamo il piacere di ritrovare anche oggi insieme a noi la giornalista di Eurosport Andrea Colnago per commentare i risultati della prima giornata di LBA. Ciao Andrea, bentornata, è sempre un piacere averti in nostra compagnia. Ciao Andrea, è piacere mio. Andrea, iniziamo dal primo match. Uh, L'anticipo del sabato sera: Milano vince in trasferta con autorità su Napoli, controllando la partita. Credo che questo possa essere forse il modo migliore per prepararsi all'esordio in Eurolega contro il CSK di Mosca, anche se la squadra non sembra ancora al top. Ti chiedo due cose. Cosa pensi a tale riguardo? E la GEVI che hai visto ha le carte in regola per poter competere per la salvezza? Allora, ehm, sono d'accordo sul fatto che Milano non sia ancora al top. Um... Credo che gli manchi un pochettino di rodaggio dei nuovi innesti. È una squadra, secondo me, molto lunga e in grado anche in Europa di mettere in difficoltà le più grandi. Però manca quel. Non lo so, eh, Milano gioca sempre molto contratta. Io non so se gioca contratta per via delle aspettative, che comunque ci sono sempre su una squadra come Milano o se gioca contratta perché ancora deve oliare dei meccanismi. Eh, è, ci sono de delle volte in cui Milano un po' spegne il cervello ed è come se non riuscisse a trovare la bussola, non so come dire, quindi forse gli manca questo, gli manca un po' la continuità o la sicurezza, la tranquillità di giocare, perché comunque la squadra c'è, il roster c'è, in dubbio, che eh, bah, possa andare avanti e che possa fare davvero molto bene. Per quanto riguarda Napoli, sì, credo che sia una formazione che assolutamente... Eh, in grado di poter competere uh, per, uh, per la salvezza e penso comunque forse qualcosina di più se rimane la squadra entusiasta che comunque si è vista finora. Anche la Virtus Bologna, campione in carica, va bene in scioltezza a Trento. Dove può ancora migliorare la compagine allenata da Sergio Scariolo dopo un inizio di stagione che l'ha vista già alzare al cielo un trofeo? Uh, credo nel senso che si possa ovviamente sempre fare di più, sempre meglio, uh, però è una squadra fluida in attacco, è assolutamente molto concreta e uh, proprio solida in, in difesa, uh, quindi in realtà deve semplicemente mantenere la concentrazione sui, su tutti i minuti di gioco senza perdere, um, senza avere dei cali, perché ci sono squadre contro le quali te li puoi permettere, ovviamente ci sono delle altre squadre. Contro le quali potrebbero essere fatali, mi riferisco al campionato, ma mi riferisco soprattutto alla um, spedizione che poi avrà in, in Europa, se ovviamente l'obiettivo poi è quello di qualificarsi per l'Eurolega. Quindi in realtà credo che possa semplicemente eh, eh, migliorare eh, in quello che fa, che, fa già, che, che lo fa già davvero molto bene e probabilmente eh, trovare la, la completa sicurezza nel, nel gioco, in attacco e in difesa, per poter eh, insomma, farlo quasi in autonomia, non so come dire, senza sforzarsi <ride> troppo. La sorpresa di giornata è senza dubbio la vittoria di Trieste su Brindisi dopo una gara che ha visto i padroni di casa sempre sul pezzo. Che partita è stata e la vittoria degli uomini di Ciani è meritata? Beh eh, sì, quando una squadra vince anche dopo il supplementare, quando è sempre una un, un, molto vicino, eh, quando la partita è molto equilibrata, quando vince evidentemente vince per degli episodi, vince per delle situazioni eh, e credo che non ci sia né un merito né un demerito. È difficile giocare contro, contro Trieste, lo è sempre stato, eh, soprattutto come ti ho detto l'ultima volta, proprio per... Um, ha, un, ha una faccia che forse è anche diversa rispetto a quella che ha in, in, in trasferta e gliela dai il... Um, il giocare in casa è proprio una, una squadra che, che, che fa del, del proprio pubblico l'arma vincente, poi sicuramente ha dei, dei grandissimi giocatori, non so tutti, Adrian Banks che eh, Brindisi conosce anche molto bene, eh, e trovo che, che, che abbia dato del filo da torcere a, a uno squadrone come, come Brindisi. È stata una, una partita equilibratissima, è stata una partita fisica, è stata una partita ehm, sì, molto, molto equilibrata forse non ce l'aspettavamo così equilibrata però io ripeto Trieste per me è sempre una squadra rognosa, complicata contro, contro la quale giocare e lo ha dimostrato anche in questa occasione Sassari vince come da pronostico ma Pesaro ha tutta un'altra faccia sabato scorso all'uscita dalla Supercoppa avevamo parlato di una squadra poco rodata cosa può essere cambiato in maniera così radicale in soli otto giorni? Uh, credo che l'ambiente e i giocatori stessi, e parlo soprattutto di quelli che comunque a Pesaro hanno costruito qualcosa anche l'anno scorso, perché non ricordiamoci che Pesaro l'anno scorso ha fatto una stagione superlativa. La, la finale di Coppa Italia, eh, i playoff. Eh, insomma, da, da squadra che doveva quasi essere nelle retrovie, è stata assoluta protagonista. Credo che ci sia stata. E ci, ci sia stata la necessità di avere una reazione, Mh, e, e, molti dei giocatori che compongono questa squadra non sono giocatori da buttare via, perciò, non è una squadra che ha eh, problemi. Ah, insomma, non è una squadra da prima in classifica, però non è una squadra neanche da, da ultimissimi posti. Quindi, in realtà, c'era semplicemente forse bisogno di una reazione. I giocatori l'hanno avuta, l'ha avuta il sistema, era quello che gli si richiedeva perché sono dei professionisti e comunque questo, questo lo devono fare. Um, perciò credo che sia stata principalmente una cosa emotiva, psicologica. Rispetta le previsioni della vigilia, anche la Reier, che tra le mura amiche, eh, batte senza eccessivi affanni Cremona. Chi può essere l'uomo sorpresa, l'X Factor per la squadra di De Raffaele in questo momento? Eh, guarda, come ti ho detto, la squadra di Raffaele secondo me è una delle squadre che gioca meglio in questo in questo campionato, l'ha dimostrato fin da subito. Trovo che ehm L'X Factor di questa squadra sia che quasi tutti vadano a Referto, che quasi tutti segnino dei punti, che quasi tutti facciano, si prendano dei tiri eh, importanti eh, e decisivi. Anche chi eventualmente non ha eh, la, la necessità di fare eh, il di avere delle responsabilità, eppure se li prende, si li prende con tranquillità. Eh, trovo che ehm, Victor Sanders, che è stato inserito ora, sia sicuramente l'arma in più di una squadra ben costruita, però ha ehm, Ogni volta ci sono dei protagonisti che si prendono delle responsabilità, di un, ripeto, di una squadra dove quasi tutti vanno a referto, perciò ci sono dei protagonisti, ma tutta la squadra è davvero protagonista in, uh, nella Reier. Treviso si afferma con autorità in casa della neopromossa Tortona, fino a dove può spingersi la squadra allenata da Menetti. È una bella squadra, come eh, pensavo fosse sinceramente anche una partita forse un po' più combattuta mh, alla vigilia. Uh, è una bella squadra, secondo me uh, è una squadra da playoff, è una squadra che può comunque puntare nella fascia, in quella fascia di, 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 di campionato, di stagione uh, e, e mi auguro, penso, che abbia l'entusiasmo giusto anche per fare bene anche in, in Europa, in Champions. Reggio Emilia viola il palladozza, ma la notizia che fa più rumore è quella delle dimissioni di eh, Repesa. Ti chiedo, sono realmente legate ai problemi di salute accusati eh, subito dopo essere stato espulso eh, nel corso della partita? Oppure magari bisogna andare a scavare più a fondo e c'è qualche motivo che ancora non è emerso? Eh, guarda, eh, questa è una domanda difficile, nel senso che... Potrebbe sicuramente essere principalmente dovuto a questo, eh, non credo insomma che sia una sciocchezza, anzi. Eh, penso però che nell'ambiente fortitudino in fino a questo momento non si, non si stesse viaggiando in acque felicissime da un punto di vista proprio di eh, serenità interna. C'è qualcosa eh, che va capito o qualche dinamica che forse non è chiara. Non so se da questo se, se questo è una, questa è stata una stata una delle cause eh, per le dimissioni di Repesha, però ehm, Uh, indubbiamente uh, um, all'inizio del campionato non si è presentata come una delle squadre uh, in cui vigeva una grande armonia di squadra o nel quale um, si, si giocava bene o si giocava come magari ci si aspettasse quindi probabilmente qualcosina da sistemare da capire, da, da, da guardare all'interno del roster o anche semplicemente dell'ambiente dell no? di, di, di come stanno andando le cose o di dinamiche interne forse va, va, va guardato chiudiamo con un'ultima domanda anzi due domande in una facciamo un'offerta speciale Varese batte Brescia di misura che partita è stata e che idea ti sei fatta su queste due compagini? È stata una partita un po' dalle due facce a dire la verità perché eh, Varese prima ha iniziato e sembrava che non ci fosse assolutamente storia, eh, poi eh, Brescia ha recuperato e alla fine è stata una partita molto equilibrata, eh, credo che in questa situazione abbia fatto la differenza Alessandro Gentile tra le altre cose per Varese che ha segnato i eh, punti decisivi, che comunque è stato un leader, credo che lui sia cambiato moltissimo come atteggiamento, come modo di stare in campo e insieme ai compagni. E quindi credo che questa possa essere. La, la marcia in più, una delle marce in più di Varese, una Varese che ha anche tra i, i nomi societari Luis Scola, ex giocatore sempre di Varese, tra gli altri, oltre che insomma, ex giocatore di, 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 di tutto e vittorioso in qualsiasi modo e maniera, un grandissimo campione, e credo che anche lui eh, possa eh, dare la direzione giusta eh, ad una formazione eh, che necessitava, ne, necessita di di un, di un indirizzo, di una bussola, quindi in realtà ehm, eh, credo questo. Eh, Brescia è una buona squadra, un'ottima squadra credo ci sia equilibrio tra le due, eh, forse leggermente, leggermente più indietro, però ha un allenatore come Alessandro Magro che è assolutamente super competente, eh, ha fatto anni, anni, anni tra l'altro la gavetta eh, in quella mensana a Siena che ha vinto eh, l'inevitabile con, con Simone Pianigiani tra le altre cose, quindi in realtà lui è un, uh, un uomo che sa molto bene come lavorare, come strutturarsi e quindi forse ci vuole semplicemente del tempo. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io saluto e ringrazio Andrea Colnago per essere stata insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea, alla prossima. Alla prossima, ciao.